incontriamo i francesi, il re sono sempre io. Eh sì, maestà, tu sei re solamente se incontriamo i francesi. Che le macchine? E che vai trovando? Una sorta meglio di un re, no? Prego, dopo di voi, maestro. Se sbagli, maestà, ti faccio tagliare la testa. Se sbagli mi fa tagliare la testa lui. Se non sbaglio me la tagliano i francesi. Che ancora non ho capito se è meglio fare il cocchiere o maestà. Maestà, maestà, via, via, tutto. Maestà, svegliatevi. Che c'è, i francesi? No, maestà, state tranquillo. Sono Michele Pezzo. Mi chiamano Fra Diavolo. Servo devoto del re e nemico dei francesi. Vorrei inchinarmi rispettosamente davanti a Sua Maestà. Sua Maestà riposava, ma ora si sarà svegliato. Seguitemi. Maestà, c'è Fra Diavolo. Ubrigante. È un vostro suddito fedelissimo. Maestà, non sono ubrigante. Io amo la giustizia alla pari del mio re. E i miei nemici, dopo quelli del paese che ho sterminato, mo sono i francesi. E tu? Dove sono i francesi? Questo vi volevo dire. Avete un cocchiere che meriterebbe di essere buttato giù dalla cassetta. E perché? Ha sbagliato strada. Perché da questa parte si va a Napoli. E i francesi stanno dall'altra parte, a Frosinone. Capitano, rispondete voi! Caro Don Michele, voi avete una vostra concezione della guerra ed è giusta, ma un re ha anche obblighi diplomatici oltre al campo di battaglia. Il cocchiere, che è certamente il più bravo cocchiere di tutto il regno, non ha sbagliato strada. Perché Sua Maestà torna a Napoli. Perché è vero che a Frosinone ci stanno i francesi, ma a Napoli ci stanno gli inglesi. Sì, sì, avete ragione, sono tutti una massa di ladri, eh? Oh, mica, chi ha detto che voi siete un brigante? Voi siete un gentiluomo! Don Michele, noi dobbiamo arrivare al più presto a Napoli e non vogliamo incontrare i francesi. Voi dovete proteggerci la strada. Maestà, io non solo vi proteggerò le spalle, ma aizzerò le popolazioni contro i francesi e i giacobini. Don Michele, voi siete la perla dei galantuomini. Sollevate, sollevate! Maestà, per sollevare mi serve un ordine scritto con vostra riverita firma in cui si dice che Michele Pezza e tutto quanto chiamano Fra Diavolo per vostro ordine e volontà combatta contro i francesi e giacobini alla testa delle popolazioni. E tutto quanto devono obbedirmi. Oh, Michele, tu che temi, Sangala? Tu con un ordine firmato dal re, tu ti rubi tutto il regno delle due Sicilie. Maestà, e se io volessi rubare a mio piacimento, chiederei il permesso a vostra maestà. Già,
Ma senza l'ordine del re, tu sei un brigante. Con l'ordine del re, tu diventi un galantuomo rispettabile qualunque porcheria fai. Maestà, parliamoci chiaro. Se voi volete combattere i francesi coi vostri soldati, ecco qua, vi troverete con quei maledetti francesi alle spalle. Solo il popolo può combatterli e cacciarli via. Mica tu il popolo quando lo spogli? Prima o dopo? Prima e dopo. E tanto se non lo faccio io ci pensano i francesi. Oppure voi, maestà! Michè, mi piace la tua sincerità! Gaetano, che dici, lo firmiamo o no questo proclama a Don Michele? Maestà, io penso che è meglio che lo firmate. Perché qua se aspettiamo che il generale Mac ferma i francesi, è meglio che ce ne scappiamo in Sicilia. La penna rossa? È tutto lì, nella cassetta. Ah. Michele, che ammazza più francesi che voi, e non ti scordare i giacobini. Maestà, quelli prima dei francesi. Maestà, partimmo? Andiamo in giro, Gaetano. Capitano, su. Michele, ti raccomando. Non vi preoccupate, maestà, ci penso io. Vi porterò un saluto particolare per i giacobini, eh? Uè, andiamo in giro, Gaetano. Va giù! Viva il re! 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 Viva! Signora. Signora. Che c'è? C'è Don Gerardo Baker. Vuole parlarvi. A quest'ora? È molto urgente. Digli che vengo subito. Ora viene subito. Don Gerardo, che succede? Perché a quest'ora? Vi chiedo scusa, donna Luisa, ma dovevo vedervi stasera. Domani parto per affari e quello che vi devo dire è grave. Anche se non riguarda direttamente voi, riguarda tutti noi. I francesi? Sì. Championnet avanza, ma l'esercito borbonico si prepara a resistere a Sparanese. Ma allora? Allora la prudenza non è mai troppa. Dovete prendere le vostre precauzioni. Io vi consiglio di lasciare Napoli. Se poi a Sparanese le cose andranno bene, tornerete. Ma Don Gerardo, voi sapete che io non ho dove andare. I nostri possedimenti o sono più su di Sparanese o in mano vostra. Sia pure temporaneamente. Sono venuto a portarvi le chiavi della masseria di Nocera. I francesi, prima di occupare Nocera, dovrebbero prendere Napoli. Lì potete stare sicura. Eccole, tenete. Domattina una carrozza verrà a prendervi. Insieme a vostra madre, se volete. No, Don Gerardo, vi ringrazio. Voi siete veramente troppo gentili, ma mi imbarazzate. Perché io sento che la vostra premura non è disinteressata. Don Gerardo, non vi fate illusioni. Donna Luisa, io non faccio nessun calcolo. Mi preoccupo per voi perché non ne posso fare a meno. Ma intendiamoci, io non vi chiedo nulla. Anzi, vi stimo anche per quello che mi avete detto. Però vi ripeto, è consigliabile aspettare gli eventi lontana da Napoli. No. No, no, non posso accettare. Voi siete veramente molto buono. Ma io non ho nulla da temere. Vostro marito era un ufficiale borbonico e voi siete una dama di corte. Non vi pare troppo azzardato? A meno che...
A meno che non aspettate, come la vostra vicina di casa, i francesi. Ma donna Eleonora de Fonseca è finita in carcere. E non è detto che i francesi arrivino in tempo per salvarla. Che volete dire, don Gerard? Nulla. Ma sapete come si dice? Chi pratica lo zoppo impara a zoppicare. La verità è che io pratico più voi che la signora De Fonseca. E sarebbe meglio per me che io non praticassi più né lei né voi. No, non mi comodate. Non chiamate la cameriera. Conosco la strada. Me ne vado da solo. Buonanotte e buone cose, donna Luisa. Faccia di fesso, hai capito? Maestà! Arrestato! Buttatelo in mezzo ai giacobini! Vestito da re? Ma no, da Lazzaro! Arrestatelo! Arrestatelo, portatelo via! Maestà! 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 Maestà, perdonate. Che succede? Maestà, partiamo. E dove andiamo? Maestà, a Palermo. E chi parte? Sua maestà la regina e voi. E chi ha dato l'ordine? Sua maestà la regina. Beh, maestà, bentornato. Grazie, ben trovato. E la regina sta bene? Bene, grazie. Maestà, c'è l'ammiraglio Caracciolo che vi aspetta nel vostro studio da stamattina. Da stamattina hai detto? Sì, maestà. E l'ammiraglio Caracciolo come faceva a sapere che io tornavo proprio oggi? Maestà, l'ammiraglio ha avuto sempre una bella immaginazione. Senti, accompagnalo nella mia camera da letto. Ma fai in modo che la regina non lo veda. Sì, maestà. Ah, e così pure, se per caso incontra la regina, non ci dice che mai visto nessuno da cocchiere, sai che le austriache certe cose non ne capisci. Qui, sì, Cicci. Sì, maestro. E che stai facendo? Sto preparando le valigie. Vieni a calare le messi malo. Subito. Siendo, esce fuori e quando non caracciolo sono poco dura, va. La fa trasi subito, hai capito? Va bene? Aspettalo, che ci ci dirà male. Che ci pareggia. Esce fuori, esce, va a pigliare caracciolo. Va bene. Va bene. Avanti. Che c'è di nuovo? Maestà. Mi scuserete se vi ricevo in mutande, ma il tempo stringe. Maestà, sono venuto a parlarvi di voi e del regno vostro. Ho capito. Anche...